Questa sera, carissimi fratelli e sorelle, vogliamo, come ci è stato ricordato da San Francesco, guardare con più attenzione il buon pastore che per salvare le sue pecore sostenne la passione della croce. Domenica 25 aprile nel Vangelo Gesù ci ha detto: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Diceva un grande sacerdote che nella sua vita ha sofferto anche per incomprensioni all'interno della stessa Chiesa: ora servo di Dio in cammino verso il riconoscimento della santità, Don Primo Mazzolari, che qualunque sia l'ufficio o il titolo che ci fu o ci siamo dati, se uno non è disposto a perdere la propria vita per coloro che gli furono affidati, è un mercenario. Non c'è altra via, o buon pastore o mercenario. Carissimi tutti, il Vangelo ci prende al cuore e ci obbliga a scegliere. Questa sera noi facciamo memoria particolare di un buon pastore, un vescovo che ha scelto di vivere la sua vita ad immagine di Cristo, buon pastore. Facciamo memoria del nostro arcivescovo Michele Castoro, che 3 anni fa, in queste ore, stava concludendo la sua giornata terrena per aprirla al giorno senza fine, l'eternità beata. Alcuni tra noi eravamo accanto al suo letto in preghiera per affidarlo alla bontà misericordiosa del buon pastore Gesù. Non c'è difficile leggere nelle vesti del buon pastore il suo ministero e l'esercizio della sua paternità. In questa nostra Chiesa, da Lui amata e servita usque ad finem. Ricordo che molte volte, quasi ogni settimana, ci incontravamo, andavo ad incontrarlo in casa Sollievo. E la sua accoglienza era sempre quella di un uomo sereno. Il sorriso ti conquistava e ti affascinava. E mi diceva: io servo questa Chiesa che il Signore mi ha affidato. Così come ogni giorno Lui mi chiede la mia sofferenza, i miei dolori, ma tutto a gloria sua e per il servizio dei miei fratelli. Tutti lo abbiamo incontrato in questo suo servizio generoso, un servizio intriso di gesti di bontà, di calda accoglienza. Non possiamo dimenticare il suo sorriso disarmante e accattivante. Ora mi piace leggervi alcune espressioni del suo testamento spirituale che ci narrano del suo essere ad immagine di Gesù, buon pastore. Ecco le sue parole: voglio esprimere con sincerità a tutti che sempre mi sono sentito piccolo mentre percepivo di servire il cuore della Chiesa, che ho amata più di me stesso. E quando attraverso di essa Dio mi ha chiamato a diventare vescovo, ho accettato di prendere il mio bastone di pellegrino e di partire proprio per continuare a dire il mio grazie alla Chiesa che ho sempre sentito madre e maestra. Tornato nella mia terra dopo aver vissuto tanti anni nella città eterna, ho ritrovato nello sguardo dei bambini, degli ultimi, degli ammalati a San Giovanni Rotondo, la gioia di un dono di Dio. Questo dono è la Chiesa. La Chiesa che è bella, in essa
assaporo già che cosa sarà la vita eterna, che chiedo al Signore per me, malgrado i miei peccati e le mie mancanze. E poi prosegue: continuo il mio cammino in nomine Gesù, finché gli vorrà, pronto a servire i miei fratelli sulla terra, con le mie gioie e le mie sofferenze, ma anche a far fiorire questo servizio in una lode eterna al cospetto di Dio. Il nome benedetto di Gesù mi accompagna nei giorni del mio pellegrinaggio terreno. È stato ed è ogni giorno la mia ispirazione e la mia gioia nel servizio pastorale guidato dallo Spirito Santo. Vorrei che lo stesso nome di Gesù fosse il motivo della mia lode nell'eternità del paradiso, che con il cuore contrito ed umiliato invoco dal Padre per intercessione della Beata Vergine Maria. Io amo immaginare che il Signore questa sera ha permesso anche lui, di volgere lo sguardo su tutti noi. Lo ricordiamo con affetto e riconoscenza grande. Avvertiamo la sua mancanza, ma sentiamo che lui è diventato per tutti noi, per tutta questa Chiesa, per l'ordine dei frati minori cappuccini, che ha amato e da voi è stato amato, carissimi fratelli, e per tutti coloro che lo hanno incontrato. In conclusione voglio dire quello che ci suggerisce Sant'Agostino nel ricordo di questo nostro fratello. Signore, non ti chiediamo perché ce lo hai tolto, ti ringraziamo perché ce lo hai dato.